Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Oggi, come vedete, iniziamo in macchina. Tra l'altro non so neanche se c'è luce perché oggi è una giornata un po' così, un po' grigia, un po' nuvolosa. Comunque, sono appena tornata dall'accademia. Quindi stamattina tra fretta e furia, vai, prendi metro, eccetera, non vi ho ripreso nulla. Però vi avevo promesso che oggi avrei fatto un vlog perché vado a fare capelli nuovi. Che detta così sembra un po' strana, però non posso spoilervi nulla perché voglio proprio che lo vediate dopo, risultato finito. E adesso che andremo dal parrucchiere, vi farò vedere che cosa andrò a fare. Perché vi ho detto, come indizi, no? Che è una cosa che non ho mai fatto, che probabilmente mi cambierà il viso radicalmente. E è una cosa che soprattutto io non porto da tanti anni. Potete arrivarci, molte persone ci sono arrivati. Alcuni mi hanno detto la frangetta, i rasta. No, raga, niente di così strano, treccine. Insomma, ne vedete di tutti i colori, proprio di tutti i colori. Però vi dico che non cambierà il colore, ma aggiungerò qualcosa. Detta così, dai, potete arrivarci. Io tra un po' vado, tra l'altro devo anche mangiare, quindi benissimo, perfettamente. Per fortuna ho trovato parcheggio vicino, quindi direi ottimo. E quindi adesso entriamo e vi faccio vedere un po' tutto. Volete sapere cosa andrò a mettere? Eccole qua, tutte le mie extensions. Allora, ecco cosa mi andrò a mettere. Siete felici che avevate quasi tutti indovinato. Le extension, queste sono quelle piccoline. Queste sono 300, vediamo quante ne montiamo alla fine. La marca è questa qua, ok. E adesso vedremo. Siamo a metà, stiamo facendo l'altra parte. Salutate i miei capellini. Ok, allora 3, 2, 1, non siate psicologicamente pronti per il disagio. Long hair is back. Guardate, poi me li ha fatti tutti boccolosi. Adesso li metto davanti anche di qua. Questa sono io, la nuovissima me, con i capelli lunghi. Adesso vi faccio vedere anche allo specchio come viene il tutto, perché così è un po' strano, mi rendo conto. Però non lo so, vista dallo specchio mi vedo meglio. Non potete capire, è una vita che non ho i capelli lunghi. E me li ha tutti sfilzati. Poi non vi ho ripreso passaggio per passaggio perché era noioso. Cioè, se io sono stata tipo 6-7 ore in negozio, non vorrei dirvi nulla. Ma abbiamo attaccato esattamente 297, perché ne avevamo prese 300, ne sono avanzate 3. 297 ciocche per creare questo risultato. In più i miei me li ha tutti sfilzati, tipo io prima li avevo qui, adesso li ho tipo qui. Però logicamente, insomma, io ho detto fai quello che devi, non mi interessa se i miei li accorci tantissimo. Insomma, raga, sono troppo contenta. Allora, ho pagato una cifra, ma come dico sempre, le cose belle, i lavori belli si pagano. Quindi, ok, potevo andare e mettere prima di tutto le ciocche più grandi, mi sarebbero venute di meno. Però il lavoro non era così rifinito. Dopo vi faccio vedere anche l'attaccatura. Praticamente non si vede quasi niente. Secondo, appunto, le avrei potute mettere più corte, però questa è la lunghezza che volevo. Il colore è uguale identico, mi ha fatto anche un tonalizzante. E poi maschere, 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 perché questi vanno reidratati per bene. Adesso sono, anzi, un pochino duri, si devono ancora assestare insieme ai miei capelli, prendere la forma eccetera. Però poi se avrete qualsiasi tipo di domanda sulle extension, piano piano me le fate qua sotto, io cerco di rispondere, o altrimenti vi rimando al negozio dove sono andata, che è quello di sempre, Juice, che se andate sulla mia pagina Instagram tutti i cambiamenti di capelli che vedete me l'hanno fatti loro, a parte Giordana, ma lavorava sempre da Juice, quindi insomma questo. E appunto i capelli sono Great Lengths, che sono tra le più buone per le extension. E adesso vi faccio vedere anche come me l'hanno messa. Ci abbiamo messo tanto per questo, perché poi io ho tanti capelli, li avevo corti ma erano tanti. Quindi postazione ripresa, vedete questo è come vengono, vi faccio vedere anche tutti da un lato, like that, oppure dietro, vengono così. Allora, cerco di farvi vedere, anche se non so come verrò. Queste sono le ciocchette, non so se si riescono a vedere bene. Comunque appunto, a parte il fatto che mi sento super bionda, perché prima il biondo era un pezzo così, adesso è tipo così. E poi raga, non potete capire quanto è bello avere i capelli. Mi ero scordata questa sensazione. Spero vi piacciono. A me piacciono tanto. Cioè, mi vedo proprio diversa. Adesso, contate che io a pranzo ho mangiato soltanto un panino striminzito. Ci avevo tolto la mollica, ci avevo tolto di tutto. Panino con pomodori, insalata, cioè nel panino, basta. Quindi ho un sacco fame, sono tipo le 8. Per questo vi dico che sono stata 6-7 ore, forse anche di più. E quindi adesso vado a mangiare. Stavo riscaldando una pizza surgelata, fantastica. Perché non mi mince che ero lì al parrucchiere, c'era una che mangiava la
pizza. Io ero lì tipo, voglio la pizza. Sono tornata a casa, sentivo l'odore di pizza, ho fatto ai miei. Ma che avete ordinato la pizza? Come per dire, oh mio Dio, sì, grazie, vi amo immensamente. No. C'era solo odore di pizza. Questo è il subconscio, però ok. In più mi è arrivato, guardate un po', il Funko Pop nuovo di Black Widow degli Avengers, che è una delle mie preferite. Io ho la versione vecchia, che tra l'altro mia sorella aveva preso a Londra, quella con i capelli rossi, quindi dovevo prenderla. Adesso andiamo giù. Penso che mi farò questa, che è la mia preferita, la ristorante ai funghi. Poi mi è arrivato anche quest'altro pacchetto di Mesauda, con tutti i prodotti nuovi della skincare. Poi mi è arrivato il nuovo ink liner e insomma proveremo tutto. Adesso cerco di alzarvelo e farvi vedere. Poi diretta del GF, si inforna la pizza e si magna. Allora, nel mentre che la pizza si cuoce, vi parlo un pochino, perché sicuramente mi chiederete, Ila, perché l'hai fatto? A parte, vi avevo detto che avrei fatto una cosa che non ho mai fatto, e io le extension non le ho mai messe, per un semplice motivo, perché io odio le cose finte su di me, quando metto le ciglia finte, le lenti, anche le unghie, però le faccio perché mi piacciono. Soprattutto è un fattore di comodità, perché io quando dovrò lavare i capelli, loro me li hanno lavati adesso con le extension, però quando dovrò farlo io a casa sarà tutta un'altra storia. Sarà una palla pazzesca. Poi mi hanno dato anche un pettine, che dopo vi faccio vedere, che è fatto apposta. Però appunto l'ho voluto fare per provare questa nuova esperienza, vedere come va. Poi ripeto, adesso sembreranno un po' più finti, mentre poi più avanti mischieranno meglio con i miei. E poi mi ha usato due colori di biondo. In più dopo me l'ha tonalizzato per farlo uguale uguale al mio. Io ho messo quelle da 40 cm. Poi me le ha tagliato, mi ha tolto tipo un pezzo così forse. Ecco la pizza, yummy, bella croccantosa. Ehi, ma cosa ne pensi dei miei capelli? Good, very good, naturali, naturalissimi. Guarda, siamo uguali. Io inquadrerei la faccia di Gwenda. Gwenda, cosa ne pensi? Hai riconosciuto la mamma? Oddio, se ne va. Sei cattiva, Wendy. Guarda che ogni volta non si fa riprendere. Manchi tanto le ragazze e i ragazzi. Saluta. Ciao ragazzi, 8 anni e mezzo. Non gli frega niente, bastarda. Allora, mi metto nella zona chiacchierata, perché oggi è andata in onda la puntata di Uomini e Donne della scelta di... Scusate, è un vuoto, ma quest'anno non ho seguito Uomini e Donne proprio per niente. O meglio, tipo sporadicamente. So solo Sara, Nilufar e due maschi non mi vengono in mente. Appunto adesso mi andrò a riguardare questa scelta. Più che altro perché sono molto curiosa. Ho letto un po' di pareri discordanti sulle IG stories delle persone che seguono, tutti a commentare. Non vi dirò chi ha scelto perché magari volete ancora vedervela, però io vi posso dire che quella che ha scelto era la scelta più ovvia, però secondo me stava meglio con l'altra, che era un po' più rompina, quello che vi pare, però sicuramente secondo me poteva, non lo so, potevano darci qualcosa in più, soprattutto adesso che un posto si è liberato nelle coppie più famose di Uomini e Donne. Se facevano anche un pochino i furbi potevano benissimo prenderlo, e invece no. Giulia Delellis e Andrea Damante, coppia per sempre, anche se si sono lasciati. Quindi adesso mi guardo questa scelta, anche se sono molto in dubbio se skippare direttamente alla scelta oppure guardarmi gli originals. Vediamo adesso dove mi porterà il cuore. Niente, dopo 20 minuti la mia scelta è ricaduta in the originals, perché finalmente mi sono messa in pari e posso guardarmi la seconda puntata della quinta, che mi sta piacendo un casino. Quindi, visto che sono molto curiosa e oggi non mi sono riposata per niente, la guardiamo. In più mi si è bloccato il telefono mentre prima stavo parlando con Giordana, cioè si è bloccata la chiamata. Vi pare normale? Guardate, se io faccio così chiuso non funziona, cioè questa cosa è meravigliosa. Poi quanto avete parlato? 1 minuto e 13, si è bloccato. Io adesso no, dico, perché cambi telefono? Perché succede questo? Soprattutto io che ci lavoro, ci parlo, ci sto ore e ore e ore, si rovina molto di più di persone che lo usano di meno. Allora, ho appena fatto la treccia, mi sento un po' Lara Croft, che aveva tipo la treccia e questi fragnettini davanti. Guardate che carina, è tipo un blocco. Mi mancava molto farmi la treccia. Devo farla perché così non si intrecciano mentre si dorme, perché non potete capire quanto si intrecciano. In più mi hanno regalato questa, che è la spazzola. A parte che ha una forma strana, guardate
l'impugnatura. Poi è blu con tutti i brillantini. E poi vedete, la particolarità è questa, che ha queste setole. Tipo la base sono rinforzate, non lo so, sono fatte apposta, sono morbidissime. E poi hanno i dentini di silicone. Ho avuto qualche mia amica che portava le extension tempo fa e mi ricordo che avevano questa spazzola. Questa è proprio sempre del marchio, vedete. E quindi nulla, vediamo come si dorme, se si sentono. Ah, devo dire che si percepisce che si ha qualcosa in testa quando ti attaccano con la cheratina. La cheratina crea uno strato, quindi finché la cute non si abitua si percepiscono. Io fortunatamente dormo sul lato e qui diciò che non ne ho molte, perché altrimenti poi quando tipo ti fai la coda, la cipolla, così si sarebbero viste. Quindi praticamente mi ha lasciato due dita da sotto e ai lati. In più qua sopra io non ho nulla, ma partono da qui, praticamente da sopra l'occhiale. Quindi vediamo, dormendo di lato, tranquilla tranquilla. Fatto anche questo, adesso vi do la buonanotte. Mi spiace se questo vlog, perché sicuramente verrà corto, però è stato proprio così, una cosa per farvi vedere questo cambiamento, per farvi dire ok, adesso mi abituerò a vedere Ilaria con i capelli lunghi. Anzi, fatemi sapere come vi stanno secondo voi i capelli, che sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni. Grazie per avermi fatto compagnia, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto, ciao.